Sono Clara Germani, sono nata a Trieste il 3 marzo del 1949. Dopo un breve periodo sessantottino vissuto comunque in salsa libertaria, mi sono avvicinata alle idee anarchiche poiché avevo conosciuto i vecchi compagni del gruppo anarchico Germinal che allora si trovavano in un bar cittadino. Fra questi ovviamente c'era Umberto Tomasini. E con lui abbiamo discusso a lungo e abbiamo deciso di avvicinarci appunto alle idee anarchiche e di fondare insieme una sede in via Mazzini 11. E da allora abbiamo fatto insieme moltissime attività. In quel periodo, subito dopo questa apertura della sede nel 1969, era scoppiata la strage di Piazza Fontana. Per cui ci siamo trovati subito immersi in una situazione di forte repressione. Per questo nel Triveneto avevamo deciso di costituire un'organizzazione che si chiamava la Triveneta, appunto, che comprendeva compagni di varie parti del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino e che aveva una importante caratteristica che era quella di unire persone appartenenti a varie organizzazioni anarchiche, quindi c'erano persone della FAI, dei GIA e dei GAF. Ci incontravamo quasi mensilmente a Marghera, che era il posto più vicino per tutti quanti, e uno dei capisaldi di quel gruppo allora era Elis Fraccaro, con il quale abbiamo anche rapporti di amicizia, non solo con lui, anche con altri compagni della zona di Marghera. E lui ci aveva parlato di questo convegno internazionale e noi abbiamo deciso come gruppo Germinal di partecipare e di collaborare in modo soprattutto dal punto di vista proprio della solidarietà pratica. E siamo andati in parecchi da Trieste. Adesso mi ricordo in particolare che c'era Claudio Venza, c'era Paola Mazzaroli e c'ero anch'io. Io e Paola avevamo un compito molto delicato che era quello di occuparci delle casse, quindi molto spesso facevamo un lavoro all'esterno del convegno e quindi delle cose importanti che stavano succedendo. Ho dei ricordi piuttosto personali che volevo ricordare. Uno di questi era stata la difficoltà di operare proprio a Venezia perché lì si usavano le motobarche e noi non avevamo nessuna capacità di organizzarci in quel modo, quindi dovevamo assolutamente seguire le direttive di Elis Fraccaro. Un'altra cosa era stata l'ottima cucina e l'altra il vino che era stato firmato Veronelli. Ci sono ancora delle bottiglie con sull'etichetta la firma di Veronelli e l'immagine credo di Anarchic. Altra cosa bellissima era stato il poster fatto da Enrico Bai che era stato appeso dappertutto a Venezia. E l'altra cosa personale che volevo ricordare, e anche questa un po' buffa, è che finalmente a un certo momento siamo riuscite io e Paola a partecipare a un dibattito. Era quello di Murai Bucci, era un evento importantissimo e ovviamente Bucci parlava in inglese e continuamente ripeteva una parola, anzi due parole. Human beings, che significa esseri umani. Paola, che l'inglese non lo capiva molto, a un certo momento mi ha dato una gomitata e mi ha chiesto: ma perché continua a parlare di fagioli anarchici e umani, scusate. E a quel punto siamo scoppiate in una risata che nessuno del resto del pubblico sicuramente avrà capito perché era arrivata. E queste sono le cose più personali. Le cose importanti invece forse sono il fatto che lì abbiamo conosciuto moltissimi scrittori e personaggi che
che conoscevamo dai libri ma che non avevamo mai visto prima e con cui non avevamo mai dialogato. Fra questi c'era Bookchin, Colleen Ward, poi c'era la Marianne Henkel. Nel dépliant di convocazione era segnato anche Sepúlveda, che però non mi ricordo di aver né visto né sentito, e tantissime altre persone importanti. I temi erano temi nuovi, fondamentali, come appunto l'ecologia sociale, la pedagogia libertaria, la comunicazione di massa, tutte le forme che la libertà poteva assumere. E quindi ha dato a tanti di noi moltissimi spunti che poi sono stati messi in pratica o proprio nelle azioni oppure convocando queste persone durante altre interviste o altri convegni. Altra cosa importante è che lì sono affluite anche persone dell'est, ricordo Miro Klobza, Slobodan Draculic, Oliver Kurtovic e compagno sloveno Jadran Sterle, con i quali successivamente poi abbiamo fatto il convegno nel 1990 a Trieste, Est Laboratorio di Libertà, che è stato un altro momento di incontro fondamentale per quei tempi. Quindi quello che posso dire è molte novità, una ventata di novità, e anche il fatto che, come sempre, ogni convegno anarchico porta ad altre cose, ad altri convegni, altre conoscenze, altri contatti. E quindi sempre è una cosa fondamentale.